Generale, buon pomeriggio da Trapani Canicattì. Battuta e ancora sull'out di destra la fase di spinta da parte del Trapani, il pallone all'interno dell'area di rigore, va a staccare convinto e c'è il primo tiro. Crimi, lancio lungo verso Andrea Cocco, Cocco se la deve vedere con l'avversario che era Raimondi, Cocco la palla dietro, Ballino! Mauro! Ballino! Guerriero, Crimi liscia però il pallone ma riesce comunque a superare l'avversario, la palla è buona per Palermo, Palermo al limite dell'area di rigore! Palermo per poter indirizzare il pallone verso testa grossa e quindi nulla di fatto per quanto riguarda il Trapani, ma attenzione perché ci si prova ancora convinto, il cross all'interno dell'area di rigore, Bollino con la testa, spalla, mette il pallone a terra Andrea Cocco, sale Guerriero, Matteo Guerriero, macina metri, guadagna metri Matteo Guerriero, la apre intelligentemente sulla sinistra per convinto, la palla all'interno dell'area di rigore e c'è il gol di Federico! Marigosu! Sergio Sabatino, Sidibe, ancora lui, la giocata all'interno dell'area di rigore del Trapani con la parata da parte di Enis Yukai. Si può iniziare, ancora Bollino, pallone preso da Emiliano Pino, scaraventato all'interno dell'area di rigore del Canicattì, palla fuori con Cocco! Gol stratosferico, lo rivediamo, Mauro Bollino, la palla alta all'interno dell'area di rigore, la svirgolata ed Andrea Cocco che la può calciare. Marigosu, la palla all'interno dell'area di rigore, Samake! Beh, sballa, va lui sul punto di battuta, cross all'interno dell'area di rigore, va a saltare Bolcano, poi la palla è fuori per Marigosu, tentativo di tiro da parte di Marigosu, poi la palla che termina sulla traversa, si continua a giocare, non c'è niente all'indirizzo dei guardaline, poi la palla è dentro e c'è il gol di Samake! Boom boom! Samake! La rivediamo! Azione assolutamente concitata con il pallone che è rimasto in zona offensiva, Cristini la gira all'indietro, il cross destro-sinistro da parte di Besballa, colpo di testa di Samake. Balla ancora una volta deliziosa la giocata da parte dell'albanese, sale Pipitone come una freccia sull'out di destra, Pipitone, 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 entra in area di rigore, Pipitone inarrestabile e poi la giocata di Balla! Pazzesco! Rivediamolo, Pipitone che spinge sull'out di destra, mette dentro il pallone dopo un'accelerazione di 40 metri, la palla per Balla che si inventa un gol pazzesco! All'interno dell'area di rigore del Canicattì, un Trapani assolutamente mai domo, Balla, Balla e sono 7! E finisce qui. Finisce a questo punto con la vittoria consecutiva da parte del Trapani.